Buonasera a tutti, rieccoci di nuovo qua per continuare il nostro percorso. Stasera iniziamo un nuovo modulo e l'argomento di stasera riguarda il modulo relativo alla tecnologia didattica e apprendimento. In particolare vedremo la tecnologia LIM come valore aggiunto nei processi di apprendimento e insegnamento. Partiamo dalla riflessione della definizione proposta dallo psicologo Hilgard di apprendimento. Hilgard afferma: l'apprendimento è un processo intellettivo attraverso cui l'individuo acquisisce conoscenze sul mondo che successivamente utilizza per strutturare e orientare il proprio comportamento in modo duraturo. E qui poi rientra il concetto delle competenze. L'apprendimento può essere il risultato di processi spontanei o può essere indotto e guidato mediante un intervento esterno di insegnamento. Anche il professor Marigliano, parla di apprendimento e distingue due tipi di apprendimento: l'apprendimento monomediale e l'apprendimento multimediale. L'apprendimento monomediale si riferisce alla didattica tradizionale, in quanto si basa su un solo medium, il testo scritto. E in questo l'apprendimento avviene per astrazione. Ma parliamoci chiaramente. In una società immersa nel web, certamente non possiamo eludere una didattica diversa, innovativa. E quindi puntare a privilegiare un apprendimento multimediale che ha come riferimento principale l'ascolto. L'ascolto, dice il professor Maragliano, è un'immersione in un ambiente sonoro, è vibrazione del corpo, risonanza con la fonte. La produzione di un forte evento investe la totalità del nostro organismo, la sollecita in profondità e modifica il nostro essere. Scusatemi se ho citato proprio le parole, ma mi sono proprio piaciute per definire proprio la caratteristica dell'apprendimento multimediale. Allora, e questo non è forse l'habitat dei digital native? Non è questo lo scenario in cui un docente si ritrova a svolgere il suo ruolo di educatore? E in questo scenario la LIM trova un posto dove le sue potenzialità possono risultare veramente efficaci. E se è così, allora, in che modo la LIM può aiutare a rispondere ai problemi didattici e pedagogici che oggi gli insegnanti si trovano a dover affrontare? E che possono, diciamo, essere sinteticamente riassunti da domande del tipo, come fare a migliorare i risultati scolastici degli alunni e far loro raggiungere il successo formativo? Una risorsa tecnologica come la lavagna interattiva, versatile e ricca di potenzialità, rappresenta un'innovazione tecnologica che può cambiare radicalmente e in positivo il modo di fare scuola, di insegnare e di apprendere. Allora, come insegnare ad apprendere? E qui comincia un po' la dovente. Vediamo un pochettino che cosa dice Eppel, il professore del Centro di Scienze della Formazione per l'apprendimento dell'Università di Hull della Gran Bretagna, nel suo libro Teacher Education, descrive tre tipologie di insegnamento che un docente può attuare. E ognuna di esse delinea un particolare contesto didattico, uno specifico assetto della classe. Vediamole un pochettino nel dettaglio. Allora, la prima tipologia, chiamata shallow learning, apprendimento superficiale, si basa sul concetto di unidirezionalità delle informazioni.
la seconda tipologia, il deep learning, apprendimento profondo, introduce un livello di interattività maggiore rispetto alla tipologia precedente. E infine l'ultima tipologia, il profound learning, l'apprendimento intenso. E questo si basa sulla piena collaborazione tra gli studenti e tra questi con l'insegnante. Che c'entra tutto questo con la LIM? Quindi trasportiamo, come ha fatto Kevin Barden, dice che come si fa ad insegnare ad apprendere con la lavagna interattiva? Ebbene, allora, Kevin Barden traspone la classificazione di Apple al contesto d'uso della lavagna interattiva e dice che il livello iniziale, cioè lo shallow learning, corrisponde all'uso della LIM come lavagna classica o al massimo come visualizzatore di immagini. Il secondo livello, il deep learning, invece si verifica quando il docente sfrutta le potenzialità innovative della LIM e le risorse in internet. E infine abbiamo il terzo livello, l'apprendimento intenso, il profound learning, che si raggiunge solo quando emergono dei cambiamenti nella metodologia didattica. Allora, parliamoci chiaramente. Il docente, quindi, è chiamato a reimpostare tutta la modalità di insegnamento e di organizzazione della lezione, in modo da poter massimizzare la collaborazione tra gli studenti. Diciamo che la creazione del materiale didattico da parte del docente quindi rappresenta un processo importante per tutta la fase di insegnamento, anche se all'inizio risulta un po' faticoso, però poi ce lo ritroviamo. E un altro aspetto importante da tenere presente quindi è il processo della creazione dei contenuti didattici. Per poter svolgere con l'ausilio della lavagna interattiva, diciamo, riuscire ad avere dei risultati veramente efficienti. Queste fasi sono caratterizzate da una fase iniziale, una fase di ricerca, una fase di elaborazione e infine poi si arriva alla creazione dell'oggetto didattico. E questo va per qualsiasi disciplina, da quella umanistica a quella scientifica. Tutto questo ci porta a identificare lo specifico della tecnologia LIM. Quindi si tratta di uno strumento che facilita e promuove la condivisione di conoscenze integrando, diciamo, tre specifiche funzionalità. In che senso? Nel senso che la LIM è allo stesso tempo una finestra multimediale, una memoria digitale e uno spazio di azione. La LIM è una finestra multimediale sia per il docente sia per lo studente. È una finestra multimediale per il docente in quanto permette un accesso più agevole, immediato, vario. Perché questo? Perché spesso utilizza delle risorse che spesso nelle scuole, diciamo, in una didattica tradizionale sono assenti o carenti, come il video, l'audio, le animazioni, le simulazioni. La LIM è una finestra multimediale per lo studente in quanto è lo schermo attraverso il quale gli studenti possono proporre i prodotti da loro elaborati, integrando in questo modo l'utilizzo del computer a casa, quindi il loro computer personale, con le attività di classe. La lavagna interattiva è una memoria digitale. Perché? Perché consente di richiamare nozioni e operazioni dalle quali ripartire per altre esplorazioni, dalla stessa prospettiva o anche da una prospettiva diversa. E in particolare anche dando contributi ad altre discipline, quindi affrontare l'argomento in maniera trasversale.
Inoltre, i materiali prodotti in classe possono essere poi agevolmente consultati dagli studenti per uno studio individuale. Infine, la LIM è uno spazio di azione. In che senso? Nel senso che agendo sulla lavagna, il docente imita il maestro artigiano, che fa vedere come si interagisce con qualcosa, come si tratta un oggetto, come si esegue un'operazione. Veniamo quindi alla domanda di fondo. Qual è il rapporto allora tra innovazione didattica e potenzialità della tecnologia LIM? Sicuramente la risposta sta proprio nelle modalità di apprendimento. Ebbene, nel corso degli ultimi 2 o 3 decenni, volendo diciamo accorciare i tempi, abbiamo assistito in modo più o meno coinvolgente a 3 diverse ondate di innovazione: la didattica laboratoriale, la metacognizione, personalizzazione e la costruzione collaborativa della conoscenza. La didattica laboratoriale è una risposta ai limiti dell'uso preponderante nell'insegnamento del linguaggio verbale, che non sempre da solo è sufficiente a promuovere conoscenza, perlomeno se questo diciamo, lo si intende come il deep learning, la comprensione profonda. A proposito, Gardner ha chiarito bene il concetto e dice: anche gli studenti meglio preparati e dotati di tutti i carismi del successo scolastico, regolare frequenza di scuole valide, valutazione molto elevate, buoni punteggi nei test, riconoscimenti da parte degli insegnanti, solitamente non mostrano affatto una comprensione adeguata dei contenuti e dei concetti su cui lavorano. Allora, cosa offre in più la lavagna interattiva con la sua specificità tecnologica alla didattica laboratoriale? In alcuni casi potrebbe offrire la possibilità per il docente di far vedere come si fa a operare, a disegnare una figura geometrica, ad andare in internet, sfruttando in questo la sua vocazione di strumento per condividere conoscenze. Ma poi sarebbero gli studenti a dover operare. Questo rimanda a un'attrezzatura, a degli spazi, a delle condizioni che poco hanno a che fare con la LIM in classe. Nella prospettiva della didattica laboratoriale, l'eventuale presenza di una LIM, qualcosa in più, certamente rispetto alla lavagna tradizionale, offre. Ma non è molto e soprattutto non è essenziale. L'altra innovazione introdotta dalla metacognizione, invece, risponde ai limiti di una didattica uguale per tutti. Anche questo è un tema non proprio nuovissimo. Infatti, nel libro in una lettera ad una professoressa della scuola di Barbiana si legge: non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parte uguale fra disuguali. L'idea della personalizzazione, grazie all'apporto della didattica metacognitiva, ha conosciuto una significativa evoluzione dall'iniziale modello del master learning, organizzazione didattica molto attenta alle diversità individuali nei ritmi e nei tempi di apprendimento degli allievi, dove la differenziazione era vista solamente come un problema di programmazione a carico del docente. Allora, se personalizzare significa differenziare, un approccio metacognitivo può aiutare lo studente a diventare consapevole del proprio livello di competenza e farsi quindi carico delle necessarie risposte per migliorarlo. Anche in questo caso risulta evidente che la lavagna interattiva, in quanto strumento per condividere collettivamente delle conoscenze in classe, non può dare un apporto del tutto significativo.